In questo momento da Castel di Sangro siamo in diretta per l'Abruzzo su Rete 8 e per tutta l'Italia sui canali di Wall Street Italia. Allora, buonasera. Io è un po' che non calco un palco da queste parti, anzi da 25 anni l'ultima volta che sono stato sullo stesso palco insieme alla stessa persona che sta per arrivare, Gabriele Gravina. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a voi. Grazie. Ciao Leopoldo. Ciao Gabriele, ben rivisto. Ben trovato. Dopo 25 anni, capelli bianchi. 25 anni, mi sembrava 25, un po' meno. Sembrava meno. Questa foto alle spalle la puoi guardare di là, eh? Eh sì. Bellissima, stupenda. Che effetto fa? Beh, un bellissimo effetto, non diverso da quello che hanno provato tantissimi italiani. Credo che il momento di grande sublimazione, di esaltazione, di un grande lavoro di squadra, di un progetto straordinario che tanti amici qui questa sera presenti che hanno avuto modo di collaborare con me, con noi, diversi anni fa hanno avuto modo di testare, di provare. Ecco, quello è un modello che a mio avviso si può replicare, è la dimostrazione che in un paese afflitto da tante tensioni, da tante preoccupazioni, quando si parla in Italia di un colore che è l'azzurro, siamo tutti insieme e siamo tutti in grado di poter davvero centrare i migliori risultati della nostra vita. Io ti vorrei far rivivere e vorrei rivivere con questa piazza un po' di emozioni. Intanto faccio una comunicazione di servizio alla regia di aprire il canale per il collegamento che avremo tra poco, perché non riescono ad entrare se possibile. Intanto manderei immediatamente un piccolo contributo da Sky. Vediamolo assieme. Grazie signore che ci hai dato il calcio. Vediamo se Gabriele, grazie che... sì signore che ci hai dato il calcio. C'è un signore perché... collegato con noi, Fabio Caressa. Ciao Fabio. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Ciao Fabio, ciao, buonasera. Ecco, gli avevo detto. Che emozione, eh? È stata una grande emozione, ma poi secondo me, guarda, io ho avuto la fortuna di fare il mondiale del 2006, ecco. Il Presidente ci conosciamo da tanti anni. Però questa è stata un'emozione speciale perché poi con il Presidente abbiamo vissuto da vicino anche lo sforzo per farlo ricominciare il calcio durante la pandemia, ci siamo sentiti proprio in quel periodo e per quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo, secondo me questa è una vittoria che ha assunto veramente un significato particolare e secondo me non è un caso che proprio l'Italia abbia vinto gli europei, perché noi siamo un paese che sa reagire nei momenti di difficoltà, come abbiamo sempre dimostrato. Fabio, mi ha fatto specie, preparando questa serata, questa trasmissione, l'affetto con cui tutto il mondo del calcio si rivolge alla persona di cui stiamo parlando stasera. Ci hai messo 3 secondi a dirmi di sì. Sì, sì, è vero. Beh, ma con il Presidente ci conosciamo da tanto. Ancora non era Presidente della Federazione quando abbiamo cominciato a parlarci e studiare delle cose. E lo abbiamo sempre fatto proprio nel nome... dell'importanza dello sport e di quello che lo sport significa poi, perché lo sport, vedi, è l'espressione culturale di un paese e io credo che uno sport sano come quello che il Presidente Gravina vuole, uno sport maturo, uno sport che è in grado anche di aprirsi al futuro, perché quello che sta cercando di fare in questo momento è quello proprio di aprirlo al futuro, è anche un bel biglietto da visita ed è anche la dimostrazione di quello che un paese sa fare e mi permetto di dire che ogni tanto il paese segue anche lo sport, no? Lo sport è un po' il portabandiera da un certo punto di vista di alcune scelte, di alcune decisioni
che poi, guarda caso, diventano le scelte e decisioni anche di tutto il paese. Tu hai raccontato e stai raccontando dei momenti veramente particolari del calcio italiano. Il tuo andiamo a Berlino è diventato forse più mitico di quella che è stata la tua esultanza dopo la vittoria dei mondiali. L'anno prossimo c'è il mondiale, presidente, e l'anno prossimo c'è Caressa che lo racconta. Beh, aspettiamo prima di farlo comprare a Sky il mondiale, però sì, se lo compriamo ci siamo. No, aspettiamo anche prima di qualificarci, che è molto più importante. Esatto, però siamo a buon punto, dai. Grazie Fabio per essere stato con noi questa sera, ti abbiamo preso in vacanza, però hai voluto essere con noi in diretta e ti ringraziamo a nome di tutti quelli che ti stanno seguendo. Ciao Fabio, grazie. Ciao mille. Presidente, grazie. Ciao. Ciao a tutti, grazie mille. Buona serata. Grazie Fabio, buona serata. Bene, 25 anni fa c'era un signore che io vorrei vedere in collegamento, che era sulla panchina del Castel di Sangro. È arrivato in un freddo mese di novembre, ottobre, se non vado errato, era morto di freddo perché lui arrivava da Catania, Osvaldo Iaconi. Dovremmo averlo in collegamento, Osvaldo, vediamo se dalla regia riescono. Eccolo, ecco Osvaldo Iaconi. Un caro saluto a tutti gli sportivi e tifosi di Castel di Sangro. Ciao Leopoldo. Buonasera al nostro grande presidente Gravina. Ciao Osvaldo, buonasera. Io l'ho detto che sarebbe stata una bella serata con tante sorprese, Gabriele. Beh, questa è una bellissima, bellissima sorpresa. Osvaldo è l'artefice di un percorso straordinario. Ci sono tanti aneddoti che ci legano e che comunque lui ha voluto lasciare come testimonianza alla storia, nella storia del Castel di Sangro Calcio, quindi personaggio straordinario. Non lo voglio giudicare come tecnico, per lui parlano i risultati. Un uomo eccezionale, davvero un padre per quei ragazzi, quell'atteggiamento, quel modello al quale facevo riferimento prima. Lui è sicuramente degno di poter difendere e rivendicare il copyright di quel modello che è riuscito a costruire. Quello del Calabrone. Quello del Calabrone, ma anche quello di puntare moltissimo sui valori umani. Ecco, io vorrei chiedere ad Osvaldo, sono passati 25 anni Osvaldo, e allora si parlò di miracolo, nessuno o pochi, soltanto forse noi che eravamo qui a raccontarlo, abbiamo parlato di tante persone quasi normali che hanno fatto bene le cose. Tu come la vedi a distanza di 25 anni? Direi di tanti uomini che hanno fatto bene le cose, e credo che sotto questo aspetto, già quando uscirono certe frasi che parlavano di miracolo sui giornali, il nostro presidente Gravina cominciò a dire che non può essere un miracolo, è invece frutto di una continuità di lavoro, anche un po' di organizzazione, ma soprattutto credo che la capacità del nostro presidente sia stata quella di mettere insieme e poi di guidare degli uomini consapevoli di quello che dovevano fare. Quindi sotto questo aspetto credo anche che non si può non investire il nostro grande presidente in una situazione del genere. È lui l'artefice principale dell'aver messo in moto tutte queste persone, insomma. Ecco, io però chiederei sempre ad Osvaldo. Osvaldo ha scritto un libro, tra l'altro, che sta per uscire e che insieme ad un amico che ha aiutato tutti noi a costruire questa serata, grazie Giuseppe Tambone, che in qualche modo è stato uno dei miei compagni di viaggio, no? Quando facevamo i giornalisti qui a Castel di Sangro, mi ha dato una mano insieme ai responsabili della federazione, della comunicazione della Federazione Gioco Calcio, a realizzare tutto quello che vedrete stasera, perché è un amico Gabriele, però è pur sempre un'istituzione e va gestito come tale. Allora, dicevo, Osvaldo, sicuramente un momento particolare, l'anno prossimo poi arrivano anche i mondiali. Beh, è una delle mete, è una delle mete assieme a quella di Livorno, una di quelle piazze dove bisognerà poi fare una grande presentazione. Certo. E sotto questo aspetto c'è l'invito di tutti i nostri
concittadini, chiamo nostri perché 4 anni a Castellisandro vuol dire essere partecipi anche della vita. Io, per quello che riguarda Castello, sono sempre in collegamento con tutti gli amici che ho. Sarà un grande piacere rivederli, risentirli con la presenza del nostro grande presidente. Bene, io ringrazio anche Osvaldo Iaconi per essere stato con noi, perché presidente ce ne sono tanti i collegamenti, purtroppo per te stasera non rientri a Roma. Facciamo un applauso a Osvaldo Iaconi che è stato con noi questa sera e che ci ha regalato un abbraccio a tutti e ci ha regalato virtuale, auguriamoci che possa diventare anche reale. Ciao Osvaldo, grazie, si è frizzata anche l'immagine. Presidente, adesso arriva il momento di ricordare, ma non solo, perché poi quando ricordi sembra sempre che c'è qualcosa che non si può più costruire. Ne parlavamo anche oggi, no? 25 anni fa il raggiungimento della Serie B sembrava il raggiungimento del punto più alto possibile e immaginabile. Invece stasera stiamo celebrando qualcosa che forse 25 anni fa nessuno immaginava. Come hai fatto a immaginarlo? Come hai fatto a fare un percorso come quello che hai fatto? Ma io non l'ho immaginato, sarei stato presuntuoso. L'unica certezza che posso segnalare è la costante della mia vita, il lavoro, la capacità di progettare, la progettualità è un elemento che accompagna la vita di ciascuno di noi e credo che il percorso che porta al risultato credo che sia l'elemento di grande risalto, di grande evidenza, quello che nessuno potrà mai dimenticare. Certo, Castel di Sangro all'epoca tutti la ricordano, io dico erroneamente, per il risultato sportivo, ma quello che Castel di Sangro ha rappresentato allora è stato il percorso che ha portato a quel risultato. Noi ricorderemo sempre, ma con grande affetto, con grande capacità di innovazione, il fatto che Castel di Sangro all'epoca è stato una delle prime realtà a realizzare anche uno stadio, voglio dire, da 8, 9, 10 mila spettatori, quindi il doppio della popolazione, ed avere anche il tutto esaurito in diverse occasioni. Anche tutti esauriti, eh? Esauriti dopo. Un percorso, tra l'altro, dove i nostri, oggi si parla di steward, dall'inserimento degli steward risale solo a qualche anno fa, pochissimi anni fa. Castel di Sangro ha avuto i primi steward che erano i volontari che davano servizio al nostro stadio, così come le mogli erano le prime hostess che servivano i dolci o il caffè nell'intervallo. Ecco, questa sorta di ospitalità, questo hospitality tanto decantato oggi all'interno delle grandi strutture, Castel di Sangro lo ha sempre fatto, a dimostrazione che nel nostro DNA quel concetto di accoglienza, molto legato, uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo di un territorio, del turismo, ma dello sport, perché lo sport è l'industria molto radicata sul territorio, ma è anche l'industria dell'accoglienza. Ecco, noi l'abbiamo dimostrato allora con grande capacità di innovazione, quindi quel modello, sottolineo ancora una volta, non poteva essere previsto come risultato finale, perché il risultato finale è difficile da centrare, come è difficile da centrare qualunque risultato, perché vince solo una società, una squadra. Ecco, noi non dovevamo puntare, non l'abbiamo mai fatto in via esclusiva sul risultato finale, ma sul percorso che portava a quel risultato, e abbiamo sempre vinto. Il risultato è arrivato grazie anche al fatto che tu hai sempre saputo scegliere gli uomini di cui circondarti, i calciatori, persone che lavoravano con te in società. E ci sono, voi dovete sapere, Osvaldo Iaconi ha fatto un'altra cosa bellissima, è riuscito, ci sta ascoltando, quindi gliene do merito, a tenere unito quasi tutto il gruppo dei giocatori che ha costruito nel tempo. Ci sono anch'io dentro quella chat, da anni in collegamento praticamente tutti i santi giorni, e questa è una cosa simpaticissima, perché in un modo o nell'altro ci si ritrova, anche se certe volte quando ci si riguarda non ci si riconosce più. E allora abbiamo chiesto ad alcuni di loro di mandarti dei videomessaggi. Eccone qualcuno, vediamo se li riconoscete. Caro Presidente, è forte,
è fortissimo, specialmente ai rigori. Ai rigori sei una cosa incredibile, non perdi mai. Detto questo, è sempre motivo, fonte di ispirazione. Per me che provo a fare il dirigente, è fonte di ispirazione. Grazie, grazie sempre degli insegnamenti e complimenti ancora. Un abbraccio. Pietro Fusco. Buonasera Presidente Gravina. Volevo fare i complimenti di vero cuore per questo grandissimo risultato che da oltre 50 anni mancava alla nazionale italiana. Volevo solo svelare un piccolo segreto: il giorno prima della finale Donnarumma mi ha chiamato per chiedermi qualche consiglio sui calci di rigore. Fortunatamente non mi ha ascoltato, ha fatto di testa sua. Comunque, a parte le battute, speriamo, come si dice, non c'è due senza tre, quindi aspettiamoci questo risultato anche ai mondiali. Un saluto a tutti, anche ai tifosi castellani. La parata, il Castel di Sangro in Serie B, il Castel di Sangro in Serie B. Ciao Gabriele, con gli anni hai dimostrato la persona che sei. La tua personalità, la tua determinazione, la tua dedizione ti hanno finalmente portato a grandi traguardi. Te li meriti tutti e sono fiero di poter dire di conoscere Gabriele Gravina, un uomo che ha contribuito a rendere grande il suo territorio e oggi l'Italia intera. Grazie mille e un abbraccio grande grande. Ciao Gabri. Patini, ma non passano neppure 4 minuti che Claudio Bonomi, uomo simbolo di questo Castel di Sangro dei Miracoli, con un'autentica prodezza riporta in vantaggio la sua squadra. Beh, questo chi c'era se lo ricorda e non se lo dimentica, no? Che effetto fa rivedere quelle immagini? Questa è storia, è emozione pura. Quel giorno abbiamo festeggiato con anticipo una salvezza storica. Con Glauco, che vedo qui, abbiamo vissuto dei momenti straordinari, quindi diciamo, chi è stato testimone in quei momenti sa di che cosa stiamo parlando. Che poi ricordiamo che mentre tutti festeggiavano fuori, noi dentro non festeggiavamo, perché ancora non era matematicamente finita un'altra partita. Sì, è finita qualche minuto dopo la partita di Padova-Cosenza. E quindi chi non l'ha potuto vivere oggi sente parlare, raccontare quei momenti, che sono dei momenti che ormai fanno parte della vita di questa realtà. Però noi non abbiamo solo video, abbiamo anche qualche foto, te ne vorrei far vedere una. Ecco, questa è una foto tua, di spalle, solitario. Non è la parte migliore, però diciamo. Però qualcuno ci ha raccontato che era un momento particolare della tua vita professionale e anche molto particolare del calcio italiano. Beh sì, quello è siamo in pieno lockdown praticamente, e quindi è un momento dove dovevamo prendere delle decisioni, un momento in cui quel momento di solitudine racchiude forse il momento di quei mesi molto lunghi, mentre tutti festeggiavano la Pasqua e Pasquetta, io ero alle prese con migliaia di telefonate per cercare di difendere il mondo del calcio, che a mio avviso doveva ripartire, ed è ripartito. Quanto ti sei sentito solo in quel momento? Beh no, vedi, c'era qualcuno lì davanti. Allo stadio. Sì, no, è stato un momento difficile. Io devo ringraziare i miei stretti collaboratori che mi hanno supportato, mi hanno dato forza. Devo ringraziare anche alcuni presidenti di società che capivano di che cosa stavamo parlando. Un momento di grande determinazione e rispetto. Rispetto perché dovevamo conciliare la tutela della salute degli italiani, momento difficile, ma determinazione nel portare avanti le mie idee e il mio percorso. Forse ho avuto ragione. Beh, diciamo che i risultati lo testimoniano. Abbiamo altri 3 videomessaggi, arrivano dal presente. Ciao Bres,
come al solito sei riuscito a disturbarmi anche quando sono in vacanza tramite i tuoi collaboratori per fare questo video, a parte gli scherzi, dai. Sai quanto ti voglio bene, ti auguro tutte le migliori cose del mondo, un bacio, ti aspetto presto e complimenti per tutto. Ciao Press. Ciao Presidente, tanti auguri per questo nuovo traguardo, siamo felici per te. Ti mandiamo un forte abbraccio e sei il numero uno, ricordalo. Un abbraccio. Ciao, ciao Press. Avvisateci Ciro Immobile a mettere una crema, si è ustionato. Vabbè. Senti, Ciao Press può diventare il nuovo meme dei prossimi giorni, eh? Lo stiamo già preparando. Sono ragazzi che sono stati con me tanti anni, dalle nazionali giovanili, quindi li ho ritrovati nella nazionale più importante. Sono un buon riferimento per loro, abbiamo un bellissimo rapporto e quindi scherziamo, giochiamo. E soprattutto con Ale Florenzi. Ti ho visto quasi commosso quando hai visto l'immagine di Florenzi. Florenzi è un giocherellone, ci sono delle immagini che mi hanno scattato all'hotel del nostro ritiro, dove io su un divano, lui è venuto, si è appoggiato sulle mie gambe come se fosse un ragazzino che abbraccia, insomma, chiaramente lui mi chiama nonno, ma lo fa giusto per prendersi qualche momento di soddisfazione. Senti, io vorrei ringraziare per l'aiuto il tuo addetto stampa, Roberto Coramusi. Non so se qui da qualche parte sicuramente, però fategli un applauso, eccolo lì Roberto, perché veramente è stato straordinario nel supportarci, nel mettere assieme tanti pezzi con te. Perché io voglio parlare sì di calcio, però voglio parlare anche di te, no? Di tutta la tua esperienza e di tutto quello che hai costruito nel tempo. Sei partito da Castel di Sangro senza nessuna spinta di alcun genere dal punto di vista politico, dal punto di vista ambientale, però hai fatto tanto in tanti ambiti. Come ci si sente quando poi si arriva a determinati risultati? Ma io non avverto differenze, non ho mai negoziato nessuna forma di cambiamento. Chi mi conosce sa che io sto sempre con i frati e zappo l'orto, quindi ho sempre scelto un mio profilo basso, ho sempre votato la mia vita al sacrificio, ma soprattutto al lavoro. Quindi non mi monto la testa, non ho ambizioni smodate. L'unica mia forma di soddisfazione è centrare gli obiettivi che mi prefiggo. Ho dei sogni, auguro a tutti di averne e soprattutto di cullarli, di metterli in sicurezza. Ecco, questo è il mio modo di agire e di lavorare, sognare e custodire i miei sogni. E non permetto mai a nessuno di infrangerli. Quindi la mia idea, così come ho augurato anche a questi ragazzi, di coltivare questo sogno e di portarlo in un luogo sicuro. L'abbiamo fatto, l'abbiamo messo, quel sogno che abbiamo coltivato in questi 2 o 3 anni, l'abbiamo posizionato nel posto più sicuro, sul tetto d'Europa, e nessuno lì potrà infrangere questo sogno. È facile sognare ancora oggi? Assolutamente sì. Il sogno è una prerogativa di noi uomini, è importante, è sicuramente una linfa vitale della nostra vita. Dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare con grande spontaneità, lo dobbiamo fare con gioia, e questo è quello che voi avrete sentito dire tante volte a questi ragazzi: giocate, divertitevi. Lo abbiamo detto tante volte, l'abbiamo fatto durante i ritiri, abbiamo tolto qualunque forma di tensione all'interno della vita, dello spogliatoio, dove c'era musica dal primo istante fino alla fine. Addirittura negli ultimi tempi avevamo anche esagerato con la musica durante gli allenamenti, quindi i ragazzi si sono divertiti. Vuol dire che quel sogno si poteva centrare con gioia e l'abbiamo fatto davvero tutti insieme. Mi fate vedere la prossima foto, per favore? Gianluca Vialli, che tu hai voluto alla nazionale. Sappiamo tutti la storia di questo straordinario atleta di questi ultimi tempi, senza raccontarla, ed è stato uno dei simboli forse più belli della vittoria, gli abbracci di Mancini con lui, e il fatto che lui fosse lì con voi, quanto era importante. Ho letto il suo discorso prima dell'ultima partita,
anche dal punto di vista manageriale, è una lezione di vita. Ma Gianluca io l'ho inseguito per tanto tempo, sapevo che non stava bene, sapevo che aveva una battaglia importante e mi è sembrato giusto regalargli un motivo di vita in più, quindi farlo circondare dagli affetti dei ragazzi. Sapevo che lui poteva dare moltissimo a questi ragazzi e alla nostra nazionale. L'ho inseguito, lui aveva qualche timore, qualche preoccupazione, l'ho invitato a Roma ad una gara per presentarlo ai ragazzi, si è innamorato immediatamente e qualche minuto dopo abbiamo fatto un accordo che sta andando avanti benissimo. Oggi lui è uno dei nostri riferimenti sotto il profilo di testimonianze reali di quelli che sono i valori non solo del mondo dello sport ma anche della vita. Vediamo se riconoscete questi se togliessimo i sottopancia. Buongiorno, grande press. Complimentarsi è banale, perché tu sei un vincente, sei sempre stato sopra le righe e quindi niente, approfitto per mandarti un caro abbraccio e un caro saluto. Complimenti per tutto, abbraccio forte, forte, forte. Sembra Liga 2. Grande presidente, un saluto da Tokyo e tante congratulazioni per questo ennesimo traguardo raggiunto. Presidente, complimenti per la chiara vittoria in Europa. Le faccio un grande in bocca al lupo per le sfide future. Un saluto e un abbraccio a tutti dal professor Rinaldo Lugli. Ciao. Sono contento che l'Italia abbia vinto il campionato d'Europa con a capo il presidente Gravina e ringraziarlo per l'emozione che ci ha regalato. Non poteva essere diversamente vedendo i risultati che ha ottenuto a Castelzangro. Un abbraccio forte a tutti voi. E sono tutti ragazzi che sono rimasti vicini in maniera molto affettuosa. Io ricordo un aneddoto, te lo raccontavo oggi quando ci siamo visti, senza citare il nome del giocatore. Il giorno dopo la vittoria del campionato di Serie B eravamo a pranzo e a un certo punto questo calciatore disse a te, no Gabriele, disse, visto che adesso siamo in Serie B, quanto mi paghi in più, quanto ci paghi in più? La risposta sapete qual è stata? Dagli la tua. Era Tonino Martino. Sì, sì, per... E io dissi, no, il problema adesso è capire quanto voi dovete dare a me. Per essere arrivati in sì. Serie B. Per la serie idee molto chiare. Idee molto chiare che sono rappresentate anche dalla foto che vediamo adesso, Gabriele. Che effetto fa essere stato rieletto in un momento tanto complicato, essere preso come punto di riferimento e diventare un po' il portabandiera non solo del calcio italiano, perché quelle che sono state le tue scelte sono diventate anche un po' un punto di riferimento per il calcio europeo, le critiche ad esempio al calcio francese che ha rinunciato alla ripresa. Tu come l'hai vissuto questa rielezione e soprattutto anche quello che ti ha portato dal punto di vista internazionale, perché oggi sei nell'organizzazione dell'UEFA con un'elezione che è stata straordinaria dal punto di vista dei consensi. Ma questo è stato sicuramente un attestato di grande stima da parte del mondo del calcio, perché la riconferma è stata una riconferma importante con un consenso altissimo, un premio devo dire al grande lavoro, alla grande determinazione che abbiamo posto in campo per far ripartire il campionato, quella determinazione che è stata apprezzata a livello internazionale, perché entrare nell'organismo, nel comitato esecutivo della UEFA e su 55 nazioni prendere 53 voti significa che è il record assoluto della storia della UEFA, credo. Tra l'altro un momento delicato, quel giorno si parlava di Superlega, c'erano tre squadre del nostro paese, quindi c'era anche molta tensione politica internazionale. Ecco, quel risultato credo sia stato un risultato importante come riconoscimento alla mia persona, ma credo a tutto il calcio italiano. Ecco, ci sono calciatori che hanno... Complimenti. Ci sono calciatori nella storia delle squadre che tu hai guidato, sia dal punto di vista del Castelsangro, sia dal punto di vista della nazione italiana, che sono nati in ruoli che poi non hanno ricoperto, hanno ricoperto altri ruoli. C'erano attaccanti che facevano i difensori, difensori che facevano gli attaccanti e vincevano i campionati. Vediamo un attimo.
Presidente, buonasera. Mi presento, Davide Scei, perché dopo 25 anni può darsi che non mi riconoscete. Era inimmaginabile, era impensabile che 25 anni dopo quel successo che abbiamo vissuto tutti insieme potesse oggi essere l'occasione per poter festeggiare qualcosa di forse ancora più importante. Ho vissuto non soltanto quell'anno, ma per 8 anni a Castel di Sangro, quindi posso riassumere un po' i sacrifici, e le delusioni e le gioie che abbiamo vissuto nel tempo per poi arrivare a quello che è stato il traguardo inimmaginabile. Se noi guardiamo il miracolo Castel di Sangro, in quel miracolo vediamo una cosa fondamentale, che quella squadra lì forse non era la squadra più forte, ma era sicuramente la squadra più unita. Se oggi vedo la vittoria dell'Italia, che cosa vedo? Vedo la stessa cosa, vedo un gruppo di giocatori uniti, vedo una coesione tra allenatore e squadra, vedo una classe dirigenziale sempre presente e pronta a cercare di risolvere ogni problema. E allora mi viene da pensare solo una cosa, che entrambi i miracoli hanno solo una persona che ha creato questo e si chiama Gabriele Gravina. Complimenti Gabriele. Ciao Press, Sasa D'Angelo, spero che ti ricordi di me, il tuo difensore bomber. Scherzo, dai, ti volevo fare i complimenti per le tue tante vittorie fatte, iniziando dal miracolo di Castel di Sangro agli europei con la nazionale. Adesso però ti manca l'ultimo obiettivo, che sarebbero i mondiali. Dopodiché, come si dice nel calcio, puoi appendere le scarpette al chiodo. Mi ha fatto molto piacere salutarti, a te un abbraccio forte e un saluto a tutti gli amici di Castel di Sangro. Un abbraccio. Te lo ricordi il gol di D'Angelo? Me lo ricordo, Glauco ne è testimone. Ecco, io vorrei ringraziare, scusami se ti interrompo, vorrei far alzare anche Glauco Balzano che è qui con noi, anche perché ne abbiamo passate tante assieme, solo di viaggi ne abbiamo fatti tantissimi. Io mi ricordo Gualdo Castel di Sangro 1-0, 0-0 al 90esimo, 92esimo, 93esimo, e il nostro allenatore Osvaldo Iaconi toglie il centravanti e mette un difensore. Io sono sceso, Glauco mi fermava, verso la rete e urlavo contro Osvaldo Iaconi, venduto, 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 perché un allenatore che mette un difensore sullo 0-0 siamo fuori, eliminati. Tu non sai quello che ha detto a fianco alla panchina il buon Giovanni Carnevale, che allora era il medico della squadra, che immagino, per poco ha rischiato di picchiarlo. Immagino, quindi ha rischiato davvero di grosso, così come ha rischiato nella finale di Foggia, togliendo De Julis e mettendo Pietro Spinosa. Ecco, in quell'occasione, poi l'abbiamo rivisto nel tempo, si vede Osvaldo che chiama uno della squadra dei poeti, Edmondo De Amicis, che indica chiaramente a Totò D'Angelo di andare in area. Si vede questo cross, colpo di testa di D'Angelo, gol 1-0. E quindi questo era, diciamo che noi siamo stati destinatari di un progetto divino, perché queste cose così non possono essere oggetto di valutazioni tecniche. Ma tu immagina che una settimana prima, non so se te lo ricordi, lui disse che era stato meglio perdere a Gualdo 1-0 che pareggiare, perché sì, noi col pareggio, che lui disse, almeno siamo costretti a vincere. No? Guarda, in questo Osvaldo, credo, bisognerebbe fare un'analisi particolare sotto il profilo proprio psicologico oltre che psichico. Voi pensate che l'anno in cui Lanciano è fallito aveva la coppia di attaccanti più forti in Serie C, Pietro Fusco e Tonino Martino, e il nostro allenatore Iaconi ci chiede i due attaccanti, noi prendiamo a parametro zero Fusco e Martino e ci ritroviamo Fusco terzino destro e Martino terzino sinistro. Quindi, e quando vedi in Serie A dopo un anno Fusco, Empoli-Inter che marca Ronaldo, cioè, vuol dire il calcio è finito. Quindi qui non c'è uno studio di base, c'è tanto lavoro, tanta capacità di un uomo straordinario come Osvaldo, che vedeva qualcosa che altri non avrebbero mai visto. E senza il signor Tombolini non si sa come sarebbe finita quella partita. Eh sì, va bene così. Bene, io direi alla regia, approfittiamo per tagliare un po', perché altrimenti rischiamo veramente con tutti i collegamenti che abbiamo, non lo facciamo più ripartire, di passare al video successivo, se possibile. Saltate
le due foto che abbiamo a disposizione. Mentre lo fate, io vorrei, c'è un allenatore che è stato con te, Paolo Specchia, dov'è? Facciamogli un applauso. Paolo, dove sei? Alzati in piedi, eccolo lì, lo salutiamo. Ricordiamo che anche lui ha partecipato all'epopea del Castel di Sangro, ognuno ha messo un tassello, no, in questa rincorsa, un tassello importante anche alla vittoria dell'Europeo l'ha messo questo signore qui. Ciao grande press, allora hai preso anche questo premio, sei un grande, sei il numero uno. Ci vediamo presto e complimenti per tutto quello che ci hai aiutato a raggiungere, perché senza il numero uno non si faceva niente. Ci vediamo presto, un abbraccio e un saluto a tutti. Beh, il gol di Bonucci con l'Inghilterra. Bellissimo, non lo devi chiedere a me. Chiedetelo al Presidente della Repubblica, al Presidente Mattarella. Forse noi sappiamo benissimo, c'è una sorta di cerimoniale, c'è un po' di contegno anche a livello istituzionale, però quando c'è un gol del genere a Wembley devi esultare per forza. Quindi non vi dico quello che è potuto uscire, ma potete immaginarlo. Abbiamo visto qualche immagine, tra l'altro, della festa del Presidente. Devo dire che i presidenti connotano in qualche modo le vittorie del paese. Il paese, come diceva qualcuno prima, in qualche modo si riaggancia, Fabio Caressa, alle vittorie sportive, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Tu stai attraversando l'Europa, hai vissuto tanto in giro in questo periodo, soprattutto per i campionati d'Europa. Abbiamo e stiamo vivendo un momento di grossa impasse dal punto di vista politico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista culturale. La tua sensazione, la tua percezione, avendo visto tanti posti, qual è? Ma io sono ottimista per natura. Dobbiamo sicuramente accelerare il processo dei vaccini, dobbiamo sicuramente fare in modo che ci sia una politica vaccinale molto molto intensa. Per noi è fondamentale uscire quanto prima in sicurezza da questa maledetta pandemia, però c'è ottimismo in giro, la gente ha voglia di tornare ad un qualcosa che si ispira non a principi di eccezionalità. Questa pandemia ci ha fatto capire come sia fondamentale e importante il concetto della normalità. Ci è mancato per troppo tempo, oggi vogliamo essere normali, vogliamo conoscere il normale, vogliamo vivere tutto ciò che è normale. Ecco, io questo lo percepisco, la gente lo vedo andando in giro, vuole tornare a vivere la sua vita normale e quindi ce la faremo come abbiamo sempre fatto, perché abbiamo delle energie straordinarie, vinceremo ancora una volta. L'importante è mantenere l'equilibrio giusto. Prima Salvatore D'Angelo ha detto: vinci il mondiale, appendi le scarpette al chiodo. Io, conoscendoti, magari ti inventi un campionato interstellare. Ecco, domani ti svegli e cosa fai? Continuo a correre come faccio tutti i giorni, non riesco a fermarmi, ho l'esigenza di mettermi sempre in discussione, cerco di impegnarmi sempre di più. Il traguardo è un traguardo chiaro, so benissimo che non c'è molto tempo da perdere perché non ho molto tempo a disposizione, quindi devo continuare a realizzare tutto quello che è possibile, sapendo che alla fine del percorso di ciascuno di noi noi siamo e rappresentiamo tutto quello che abbiamo fatto, rappresentiamo quello che abbiamo costruito, rappresentiamo quello che abbiamo amato, rappresentiamo quello che abbiamo donato. Quindi io vorrei continuare a vivere tutto quello che è possibile, perché alla fine del mio percorso la mia vita è esattamente la somma di tutto quello che ho fatto. Io credo che quando, complimenti, ho avuto la fortuna di raccontare, no, una parte di questi primi 25 anni della nostra vita, diciamoli così. E la cosa bella è raccontare le esperienze come quella tua, sono le esperienze di persone normali che fanno bene le cose. E credo che sia l'aspetto più straordinario. Oggi ti ho fatto una domanda in un'altra intervista,
se ti chiedo che effetto ti fa la parola eroe, tu che ne pensi? Ah, quello che ho detto oggi, etimologicamente, ritornando al suo significato greco, è uomo di valore, uomo forte. Io dico paziente, aggiungerei quest'altra, perché oggi gli eroi dei nostri tempi devono essere non forti, non dà l'idea dell'eroismo. Oggi ci vuole pazienza, bisogna costruire i passi gradualmente, centrando l'obiettivo, sapendo che il tempo lavora a nostro favore. Lo dobbiamo fare con coerenza, ma soprattutto con rispetto. Quel rispetto che nella vita di ciascuno di noi rappresenta uno degli elementi fondamentali, perché il relazionarci con gli altri significa dimostrare di poter vivere la propria vita come servizio anche verso gli altri. E quando diamo qualcosa agli altri, apparentemente sembra qualcosa di altruistico, ma è una delle espressioni più alte del nostro egoismo, perché ci ritorna in termini di realizzazione e di soddisfazione, un qualcosa che non sappiamo ben pesare nel momento in cui lo facciamo. Ma i ritorni sono straordinari. Io, come ti ho detto oggi, io apparentemente posso essere considerato un eroe, ma non lo sono. Sono una persona che ama lavorare, devo tutto questo, come ti ho detto oggi, a due ragazzi straordinari che sono i miei due figli, che mi hanno permesso di fare tutto questo, altrimenti sarebbe stato impensabile vivere con dedizione la mia vita, esperienza nazionale e internazionale, senza avere qualcuno che comunque ti sostituisse appieno nell'ambito della gestione della vita lavorativa. E in questo loro stanno dimostrando di essere più bravi del papà. E questo è importante per il mantenimento anche dell'impresa, l'impresa di famiglia. Un'ultima domanda: è più facile gestire i presidenti, i calciatori o i tifosi del Castel di Sangro? No, i tifosi del Castel di Sangro no, assolutamente, ci mancherebbe. Io credo un ottimo rapporto, innanzitutto io ringrazio tutti, perché ogni volta che ritorno in questa città, per me è una grande famiglia, una famiglia allargata, grande accoglienza, grande affetto, davvero ogni angolo di questa realtà è casa mia, e questo davvero li ringrazio, perché non mi sono mai sentito a disagio in questa città, ed è per questo che il mio impegno in termini di ritorni, in tutto quello che posso fare per questa città, è l'unico modo per dimostrare e ricambiare questo affetto. Quindi i presidenti sappiamo molto bene, hanno delle loro prerogative, sono dei piccoli puledri selvatici ai quali bisogna mettere delle redini non molto corte, perché si imbizzarriscono. Redini lunghe, me li devi governare abbastanza, vanno addestrati bene. Ecco, vi invito, non so se tu l'hai visto sicuramente, noi non l'abbiamo potuto mandare per motivi di diritti, però c'è un bellissimo cartone animato fatto da Mediaset che parla dell'algoritmo, e ci sono i presidenti interpretati dai cartoni animati che dicono: quando le cose non vanno chiamate Gravina, fondamentalmente. Gabriele Gravina, grazie per essere stato grazie. Con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora non è finita. Ah no. Non è finita, perché intanto io richiamo sul palco il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, e poi con lui, naturalmente, volevo chiamarvi uno per volta per darvi un minimo, però abbiamo anche, a questo punto venga su, l'assessore Guido Liris allo sport della Regione Abruzzo, insieme ad Angelo Caruso. Venite su, venite su. Buonasera. Angelo, ti lascio la parola, perché tu sì, sai che cosa avete scelto, come e dove. Allora, abbiamo un dono fatto da un gran maestro dell'arte orafa, Carlo Rainaldi, che è qui presente tra noi. Fategli un applauso, perché ha fatto un'opera Carlo straordinaria. Carlo, in piedi. Che forse... Alzati almeno in piedi. Potrebbe ispirare anche qualche simbolo di trofeo internazionale. Gabriele, è il pallone in filigrana con due elementi tradizionali del nostro territorio, con una dedica ovviamente della nostra città.
lo esporrai a fianco alla Coppa Europa, questa è un po' superiore ovviamente perché è fatta con il cuore, è fatta col cuore di un territorio, è fatta con grande passione da un gran maestro che ringrazio ancora ed è donata dalla città di Castel di Sangro, dal territorio dell'Alto Sangro. Ecco Gabriele. Grazie. E poi, come vi accennavo prima, abbiamo anche la presenza dell'assessore regionale allo sport, Guido Liris. Buonasera. Per me è una serata emozionante, lo dico a Gabriele, lo dico con riferimento e ringraziamento a te e alla tua famiglia, sai quanto sono legato a Francesco e a Leonardo che hanno supplito alla tua assenza perché diversamente impegnato loro nella ricostruzione e nella impresa di famiglia. Siamo tutti e due nella ricostruzione. Tutte e due nella ricostruzione, a tuo modo anche tu ci hai reso orgogliosi, Gabriele, e ti dico che la tua persona è stato un riferimento soprattutto nei momenti di difficoltà che abbiamo passato nel mondo dello sport, perché poi sì, l'assessorato allo sport ti consente di conoscere tutte le dinamiche di tutti gli sport e di conoscere le loro particolarità, tutte le esigenze e le criticità anche degli sport meno blasonati. Però per uno che forse ci giocava a calcio, magari a livello giovanile, anche all'Aquila Calcio giocavo, ma ecco, poi nel mondo dei dilettanti il calcio è un'altra cosa. Il calcio è lo sport che unisce tutti, il calcio è quel mondo che ci ha fatto soffrire, gioire, sperare, è il sogno di Castel di Sangro che si intrecciava con il sogno del gruppo della Sampdoria riportato nel mondo della nazionale. Io poi vivevo, immaginavo, sognavo che quel sogno potesse diventare realtà e che quel sogno fosse guidato dalla massima espressione del calcio italiano, che poi era la massima espressione di questo territorio, le energie positive di questo territorio portate a livello internazionale. Da assessore regionale, da rappresentante istituzionale, da tifoso del calcio, l'orgoglio è stato incredibile vederti esultare vicino al presidente Mattarella e vedere entrare nella storia una persona che lo ha dimostrato con i fatti quello che vale, ha dimostrato tutti i giorni della sua vita e il fatto che non si arrenda ma continua a sognare di voler lottare come anelito quotidiano è la massima espressione del messaggio che c'è nello sport, perché io lo dico sempre quando mi trovo nelle premiazioni, ormai sempre più spesso. Lo sport ha nella parola ha dei messaggi positivi, in Re Ipsa c'è qualcosa di positivo, ma poi c'è un qualcosa in più, e cioè un insegnamento alle generazioni più giovani. Non ci sono scorciatoie, e Gabriele Gravina è un esempio di questo tipo. Una persona di quelle che ha fatto, che hanno fatto la gavetta, che hanno fatto come si fa a scuola e come si fa all'università, si fanno gli esami e poi si consegue il titolo di studio. Non ci sono scorciatoie, perché le scorciatoie le paghi da qualche parte. Il fatto che lui non abbia fatto scorciatoie ma che quotidianamente lotti rende orgoglioso il popolo abruzzese, il popolo di Castel di Sangro certamente, è la tua città e c'hai un sindaco, un presidente della provincia che è continuamente in festa per l'orgoglio che tu riesci a trasferire poi come manifestazioni, come energie positive. Ma io come assessore regionale sono felicissimo di stare al tuo fianco e di poter dire di avere un amico ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Grazie. Io ho pensato, volevo fare una dedica personalizzata e volevo dire lui sì che ne ha mangiata di pasta asciutta, però poi non l'ho voluto fare in riferimento agli inglesi che non hanno saputo apprezzare il secondo posto, e questo la dice lunga sul fatto di come non ci siano i valori dello sport ovunque ben trasmessi. Noi siamo un'altra cosa. Vince sempre uno. Vince sempre uno, però si può anche accettare il verdetto del campo. Io ho scritto con orgoglio al nostro guerriero d'Abruzzo, quindi al guerriero di Capestrano, è una dedica personalizzata a te. Bene. C'è un'altra sorpresa? No, finisce qui. Grazie a Gabriele Gravina per essere stato con noi, grazie al sindaco di Castel di Sangro che voi dovete sapere, mentre arrivavano i video,
Posso chiudere con questa chicca e ti lascio la parola? Mentre arrivavano i video dei giocatori della Nazionale, dei giocatori del Castel di Sangro, Angelo ci diceva, ma è possibile che nessuno dice che stiamo a Castel di Sangro? Vabbè, intanto al presentatore non lo ringrazia nessuno, per cui lo ringrazio io, perché Leopoldo Gasbarro, insieme a tanti altri, ricordato anche Giuseppe e tanti altri ancora, rappresentano l'orgoglio di questa città, premiato anche come ambasciatore d'Abruzzo, e sono quelle persone che davvero inorgogliscono una comunità, ma sicuramente sono quelle persone che possono evidenziare la qualità di una comunità piccola, semplice, ma che ha saputo esprimere quello che questa sera avete visto. Mi aveva raccomandato Leonardo stasera, il figlio di Gabriele, mi raccomando non farmelo emozionare, perché la volta scorsa, quando l'abbiamo insignito del titolo di cittadino onorario di Castel di Sangro, si è commosso. Stasera è toccato a me. Grazie. Voglio solo dire una cosa in chiusura. Voglio ringraziare anche chi ha organizzato il palco, tutta la sala di questa piazza meravigliosa, perché anche Vincenzo Cannatelli ci ha dato una mano importante a realizzare questo evento. Quindi Vincenzo, grazie per quello che hai fatto e tutti quelli che hanno partecipato. Noi chiudiamo qui la trasmissione anche da Milano. L'appuntamento non lo diciamo. Arrivederci.